Pace a tutti. Sono davvero edificato dalla presenza del Signore tra noi. Credo che non devo insistere molto per dirvi che Dio è tra noi e avvertiamo la sua preziosa presenza. Ringrazio Dio per la bella giornata che mi ha dato grazia di trascorrere nel vostro paese. Ho fatto un giro tra le bellezze. Ci siete? Pensavo di trovarmi solo. Dicevo, ho fatto un giro tra le bellezze del vostro paese. Capo Piccolo, Capo Rizzuto, Isola. E poi ho mangiato pure bene. Veramente vi ringrazio, io quasi quasi ritorno. Prima che me ne vado, cerchiamo di fissare un altro appuntamento. Edificato anche dalla presidenza, dai canti, dalla testimonianza, dalle preghiere, crediamo che Dio guida ogni cosa. Ci rivolgiamo insieme alla parola di Dio, fratelli, e vorrei invitarvi ad aprire con me la Bibbia nel libro di Genesi, capitolo 19. Leggeremo insieme dal versetto 12. State tranquilli, anche se il testo è uguale a quello di ieri sera. Non si tratta di demenza senile, quindi non vi preoccupate. Genesi capitolo 19, libro di Genesi capitolo 19, dal versetto 12. A Dio la gloria. Quegli uomini dissero a Lot: chi hai ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figli, figlie e chiunque dei tuoi in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore, e il Signore ci ha mandati a distruggerlo. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie, e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli indugiava, e quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare. Lo portarono via e lo misero fuori della città. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Lot rispose: no, mio signore, ecco il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me, conservandomi in vita. Ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia. Ecco, c'è questa città vicina per rifugiarmi. È piccola e lascia che io fugga lì. E non è forse piccola? E così io vivrò. E quello rispose: ecco, anche questa grazia ti concedo, di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, rifugiati là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia giunto. Perciò quella città fu chiamata Soar. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Fin qui la parola di Dio. Gli angeli inviati da Dio avevano sicuramente una missione specifica da compiere
in favore di questi pochi fedeli santi che nel decreto di Dio era stato stabilito che venissero salvati. Pensate che il peccato, l'immoralità, aveva, come dicevamo ieri sera, raggiunto un apice incredibile, contagiato l'intera popolazione al punto che non si trovarono a Sodoma e a Gomorra nemmeno 10 persone. Perché voi sapete benissimo, quanti leggono la Bibbia, che se si fossero trovati almeno 10 persone, Dio avrebbe risparmiato quella città. Vi ricordate al capitolo 18? C'è una contesa tra Abramo e Dio. E Abramo ripetutamente dirà al Signore: Signore, se se ne trovassero 50, 40, 30, 20, non si adiri il Signore. Io parlerò ancora questa volta soltanto. Forse se ne troveranno 10. E il Signore rispose: non la distruggerò per amore dei 10. Il capitolo 19 ci ricorda che in fin dei conti ad essere salvati fu Lot, sua moglie e le sue due figlie. Ma se scorriamo il testo, scopriamo che la moglie si voltò, rimase una statua di sale. Ad essere salvati furono soltanto 3 persone. Tuttavia, in questo quadro triste, scopriamo ancora una volta che nei pensieri di Dio e nella volontà del Signore c'era invece quello di estendere la salvezza a più persone possibili. Il nostro Dio, spero vi sia un bel gloria a Dio, è l'Iddio della misericordia, è l'Iddio della grazia. Ed è per questo che gli angeli, raggiunti Lot, non si limitano a salvare Lot, ma si spingono oltre, volendo salvare più persone possibili. Dio è qui stasera. Dio è qui stasera. E il suo intento è ancora quello di salvare più persone possibili. Infatti la domanda che gli angeli pongono a Lot è una domanda che deve indurci ad una precisa riflessione. Quegli uomini dissero a Lot: chi hai ancora qui? Chi hai ancora qui? In altri termini, gli angeli pongono a Lot una domanda precisa. Certamente gli angeli sembrano compiaciuti nell'aver trovato Lot, sono soddisfatti nell'aver raggiunto un giusto da salvare, ma nel contempo si danno pensiero di quanti ancora non ci sono, non sono presenti. Si compiacciono di Lot, ma si danno pensiero degli assenti. Mi state seguendo? Ho appena iniziato, ma ho quasi finito. Avete cenato? Io no, e mi aspetto un buon minestrone fatto su ordinazione. Dio si compiace dei presenti. Dio si compiace di quanti sono stati ingaggiati dal Vangelo di Cristo. Dio stasera è pienamente soddisfatto nel vedere uomini e donne presenti sotto questa tenda che insieme a me danno gloria a Dio. Il nostro Dio e il suo cuore è pienamente felice che c'è un popolo che lo adora e che proclama le sue lodi. Dio si compiace di Lot, lo ha raggiunto. Il messaggio di grazia ha abbracciato Lot. Lot ha abbracciato gli angeli, li ha accolti in casa. Oh, è successo quello che è successo, ma c'è una salvezza preparata per lui. Ma gli angeli non si limiteranno a indirizzare il messaggio di grazia soltanto a Lot. Il messaggio di salvezza era per tutti quelli che erano in casa sua. Chi hai ancora qui? Fratelli e sorelle, stasera il cuore di Dio è felice
si compiace per noi presenti. Il cuore di Dio è rallegrato per quanti hanno il cuore segnato col sangue di Gesù. Dio è felice per quanti sono stati battezzati con lo Spirito Santo. Il Signore, il suo cuore è pienamente ricolmo di gioia nel sentire testimonianze come quelle di Marco, che raccontano che Dio è grande. Tuttavia, il cuore di Dio è dispiaciuto stasera per quanti mancano, per quanti non sono sotto questa tenda, per quanti non sono stati ancora segnati col sangue di Gesù. Il cuore di Dio è triste per quanti, pur sapendo che Dio c'è, continuano a resistere al suo invito di grazia. Il cuore di Dio è abbastanza dispiaciuto stasera nel sapere che ci sono ancora dei cuori che hanno bisogno di essere liberati da spiriti immondi. Il cuore di Dio è dispiaciuto ancora per quanti stasera, pur simpatizzando la fede, non hanno completamente aperto il loro cuore a Dio. Signore, stasera salva. Signore, stasera battezza con lo Spirito Santo. Vi ricordate cosa dirà Gesù in occasione della guarigione dei 10 lebbrosi? È scritto nella Bibbia che veduti questi 10 lebbrosi, come egli entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Spero vi sia un gloria a Dio. E mentre andavano furono guariti, perché c'è potenza nell'annuncio del Vangelo di Cristo. E stasera, mentre la parola è predicata, si può essere guariti. E mentre andavano furono purificati, uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra ringraziandolo, ed era un samaritano. Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Stasera il messaggio che Dio vuole rivolgere alla chiesa di Isola di Capo Rizzuto è questo: chi hai ancora qui? Dove sono gli altri 9? Che fine hanno fatto i figli dei credenti? Quelli che un tempo hanno testimoniato della grazia di Dio. Chi hai ancora qui? Dov'è tuo marito? Chi hai ancora qui? Sorella, fratello, dove sono i tuoi figli? Chi hai ancora qui? Dove sono i tuoi genitori? Il messaggio di salvezza vuole estendersi su tutti i cuori. E noi stasera vogliamo sgridare nel nome di Gesù ogni opposizione del nemico che desidera che le famiglie siano sventrate e distrutte. E vogliamo stasera nel nome di Gesù proclamare che in Dio c'è salvezza per tutta la nostra famiglia. Io vorrei invitarvi stasera ad intercedere in favore dei mariti inconvertiti. Vogliamo pregare per i nostri figli, perché Dio ce li faccia vedere come alberi di oliva attorno alla nostra tavola. Vogliamo pregare che Dio guarisca i nostri cari ammalati dal peccato. Oh Signore, stasera nel nome di Gesù salva, raggiungi quanti mancano. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano a salvezza. Paolo esorterà Timoteo a pregare per tutti gli uomini, per i re, per coloro che governano, affinché possiamo vivere una vita tranquilla, quieta, e poi aggiunge: questo è buono, è gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Signore, stasera
metti nel nostro cuore il pensiero per quanti ancora non sono presenti tra noi. Avvertite la presenza di Gesù. Fratelli, ci sono persone che ancora non avvertono la presenza di Gesù. Chi hai ancora qui? Chi hai ancora qui? Oh, il Signore Gesù sta cercando gli assenti, si preoccupa per quanti mancano. Oh, chi hai ancora qui? Cerca, cerca quanti ti sono cari, vicini, perché il Signore vuole salvare tutti. Dio, anzitutto, cerca i deboli. E diamo gloria a Dio. Dio cerca i deboli. Gesù dirà: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non l'ha ritrovata? Voglio dirvi stasera che Dio si compiace delle 99 che hanno cura, che vengono curate, che sono al pascolo. Dio è felice di noi. Dio si compiace per quanti leggono la Bibbia. Dio si compiace per quanti sono qui sotto la tenda con il velo sul capo, con la Bibbia fra le mani, ad offrire il culto a Dio. Ma il nostro Dio non è colui che rimane compiaciuto per le 99. Il nostro Dio è colui che si dà pensiero per la pecora che manca, per la pecora che è scivolata, per la pecora che è sballottata, per la pecora che è confusa, per la pecora debole. Dio stasera si dà pensiero per la pecora che non c'è. E noi stasera gli vogliamo dire: Signore, soltanto tu la puoi cercare. Amen. E noi stasera una cosa possiamo fare: vogliamo intercedere per la pecora smarrita. Amen. Vogliamo pregare, Signore, per quel giovane tormentato nell'anima. Vogliamo pregare per quel signore di isola, forse vicino di casa, o che ha una grande guerra nel cuore. Vogliamo pregare che Dio lo salvi. Vogliamo pregare per i vicini di casa. Vogliamo pregare per l'amica, per l'amico, per il padre, la madre, il fratello, la sorella, il marito e la moglie, perché il nostro Dio è l'Iddio della salvezza, è l'Iddio di ogni grazia. Signore, grazie perché tu ci hai salvati. Stiamo bene con Gesù. Come state voi? Stiamo bene con Dio, vero? Io vi sto guardando e siete tutti belli. Ok, devo provvedere. Oddio, non tutti belli, belli insomma. Ma a parte questo, siamo tutti felici. Siamo tutti stati riempiti della gioia del Signore. Stiamo bene con Gesù. Dio è il nostro aiuto, è la nostra protezione, è la nostra grazia, è il nostro conforto, è il nostro rifugio, è l'amico su cui possiamo contare, è la nostra protezione, è la nostra difesa, è la nostra acqua nei momenti di arsura, è la nostra nuvola nei momenti di grande calore. Però voglio ricordarvi che c'è tanta gente che non gode ancora di questi benefici, e noi stasera vogliamo intercedere, vogliamo pregare con tutto il cuore perché Dio continui a salvare l'isola di Capo Rizzuto e perché Dio inizi a completare l'opera sua cominciando dalle nostre famiglie, perché ognuno di noi possa dire: io e la casa mia serviamo il Signore. Gloria a Dio, amen. Dio cerca i deboli, Dio cerca gli insoddisfatti. Chi hai ancora qui? Dove sono gli altri 9? Dio cerca gli assenti, Dio cerca i deboli, Dio cerca gli insoddisfatti. Vi ricorderete la parabola raccontata da Cristo in Luca 15, quando ci parla di quel padre compiaciuto dei due figli? Era compiaciuto perché il maggiore era rimasto con lui. Era compiaciuto questo padre perché il maggiore era rimasto fedele nei campi. Era compiaciuto di questo figlio rimasto a casa. Tuttavia, questo padre compiaciuto per il figlio maggiore rimane comunque un padre col cuore triste per il figlio minore. Si compiace del maggiore, tanto che gli dirà più tardi nella parabola: tutto quello che è mio è tuo. Ma questo mio figliuolo era morto ed è tornato alla vita. Era un padre che si affacciava costantemente guardando verso l'orizzonte,
E la Bibbia ci racconta che questo figliuolo, rientrato in sé, e disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, mentre io qui muoio di fame. E sembra che sia stato il figlio a tornare dal padre, per certi versi è tornato in sé e sanamente, ma se leggete attentamente la parabola scoprirete che il padre lo vide da lontano, gli corse incontro, l'abbracciò e lo baciò. È il padre che è andato incontro al figlio perduto. Stasera Dio si compiace di noi, ma il suo cuore piange per quanti sono ancora lontani. Chi hai ancora qui? Dio si dà pensiero di chi ancora non ha aperto il proprio cuore a Lui. Pietro scriverà nella sua epistola che il Signore tarda l'adempimento della sua venuta, non perché è infedele, ma perché vuole che tutti giungano a salvezza. Stasera siamo chiamati ad intercedere. Stasera siamo chiamati ad intercedere. Quanti vogliono litigare con Dio? Vogliono combattere con Dio? Quanti vogliono prendere il coraggio di andare davanti a Dio stasera e chiedergli: Signore, Tu me l'hai promesso e Tu lo devi mantenere. Tu mi devi salvare tutta la mia famiglia. Signore, io stasera dichiaro e proclamo che la Tua parola è verità. Oh, io non voglio guardare la realtà che mi circonda. Io non voglio guardare mio marito nella sua realtà, o mia moglie, o i miei figli nella loro realtà. Io stasera li voglio guardare nella realtà dell'Evangelo di Cristo. E voglio proclamare per fede che Tu salverai l'intera mia famiglia. Alziamoci in piedi. Preghiamo insieme. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Chi hai ancora qui? Le sorelle che hanno i mariti inconvertiti, dichiarino stasera: Signore, salva mio marito. I mariti, dichiarino stasera: Signore, salva mia moglie. I genitori presenti stasera, dichiarino nel nome di Gesù che Dio è potente a salvare i nostri figli. Chi hai ancora qui? Io mi compiaccio della tua presenza, dice il Signore, ma mi do pensiero degli assenti. Sono preoccupato per gli altri 9 che mancano. Io vorrei invitare tutta la chiesa di Isola di Capo Rizzuto, giovani e anziani. Soltanto se lo sentite, soltanto se lo volete, ad alzare la vostra mano al cielo stasera. Vogliamo intercedere in favore dei perduti. Vogliamo pregare nel nome di Gesù perché la salvezza si estenda in tutta la nostra casa, perché il piano di grazia raggiunga quanti mancano stasera. E vogliamo dichiarare che nel nome di Gesù c'è salvezza. Gloria al Signore, gloria a Dio. Nel nome di Gesù c'è salvezza. Dio salva. Signore, spezza le catene del male. Nel nome di Gesù. Allontana il diavolo nel nome di Gesù. Salva, Signore, salva mio figlio, salva mia figlia, salva mia cognata, salva mio padre, salva mia madre, Signore, salva Gesù, prima che sia troppo tardi, salva i matrimoni distrutti, salva le famiglie disastrate. Salva gli uomini legati dal nemico.
salva quanti sono legati da vizi, nel nome di Gesù, quanti sono legati dall'alcolismo, salva Signore, nel nome di Gesù, salva quanti sono legati da sostanze stupefacenti, libera Signore, nel nome di Gesù, salva, salva, raggiungi con la tua grazia, con il tuo amore, con il tuo perdono, con la tua guarigione. Alleluia, alleluia. Vogliamo che il cielo si apra stasera e scenda in mezzo a noi lo Spirito Santo di Dio. Affido me stesso. Alleluia. Con ciò che sono. Alleluia. Per te, Signore. Alleluia. Il mondo mio. Alleluia, alleluia. E nelle tue mani. Alleluia, alleluia, alleluia. Salva, Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia. Seguirò ovunque tu andrai. Gloria al Signore. Tra lacrime e gioia, oh fede in te. Camminerò nelle tue vie, nelle prove. Stasera la Bibbia ci ricorda che ci furono episodi eccezionali nel Nuovo Testamento, dove ad esempio alle volte si portavano dei fazzoletti ad un uomo il quale toccando gli ammalati venivano guariti. Sono delle eccezioni dalle quali non possiamo trarre sicuramente dottrina. Alle volte, ad esempio, l'ombra di un altro uomo di Dio guariva gli ammalati. Io stasera vorrei chiedervi, e naturalmente questa vuole essere una forma di, ecco, di non di dottrina, ma un caso eccezionale. Quanti stasera vogliono portare a Dio un figlio, una figlia, il proprio marito, la propria moglie, un caro che ancora non ha conosciuto il Signore? Io vorrei chiederti stasera, alza la tua mano al Signore. È come se tu lo portassi a Gesù stasera. E digli: Gesù, con questa mia mano alzata io ti porto un mio caro. Vuole essere una forma di intercessione questa, in favore di quanti stanno morendo senza Dio. E stasera io vorrei chiederti di dire a Dio: Signore,
salva nel nome di Gesù. Salva, Signore, salva, Signore. Ti vogliamo portare in preghiera i nostri cari. Salva, Signore. Completa l'opera tua di grazia nelle nostre case. Signore, ti porto mio figlio che sta soffrendo. Oh, ti porto mia figlia ammalata, mio marito che è legato. Signore, ti porto un mio parente che è disturbato. E ti chiedo, per amore del tuo nome, salvalo, Signore, prima che sia troppo tardi. Estendi il tuo piano di grazia. Gloria a Gesù. Dio ha visto la tua mano stasera. Dio ha ascoltato il grido del tuo cuore. Come abbiamo ascoltato in testimonianza, abbi piena fiducia in Gesù, perché Dio è degno della nostra totale fiducia. Ha iniziato un'opera buona, la porterà a compimento. Tu vedrai la gloria di Dio. Abbi fede e vedrai la sua gloria. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme. Ringraziamolo perché ha già salvato. Alleluia. Alleluia.